Ciao a tutti, bentornati in un nuovissimo video Cosa mangio in un giorno, che mi avete richiesto veramente, veramente in tanti. Quindi eccovi accontentati. Partiamo subito con la colazione. Allora, come ben sapete, io solitamente bevo o il caffè o il cappuccino. In questo caso, dato che ancora fa freddo, anche se siamo a metà maggio, quella mattina lì ho scelto di farmi un bel cappuccino caldo perché sinceramente questo tempo mi sta un po' fregando, quindi preferisco bere qualcosa di caldo. Ho affiancato al cappuccino le mie fantastiche fette biscottate che prendo da Eurospin, sono integrali, sono veramente veramente buone, sono tra le mie preferite del periodo. Nel cappuccino vado a mettere una puntina di miele, questa è una cosa che non faccio sempre, dipende se mi fa male un pochino la gola quando mi sveglio al mattino, se no io solitamente non metto zucchero né addolcificante, insomma non metto mai niente né nel cappuccino né nel caffè, scusate. Come spuntino quel giorno mi sono scelta una bella melina. E per pranzo mi sono fermata da mia sorella e ho preparato i pancake, quindi li ho mangiati anche io. Farina, uova, latte, pepe, parmigiano, chi più ne ha più ne metta. E poi abbiamo condito con prosciutto e mozzarella. Sono una droga, ecco. Buonissimi, ve li consiglio. Come merenda mi sono fatta semplicemente un infuso allo zenzero e limone. Questo infuso mi piace tanto, non sono amante delle tisane, del tè varie ed eventuali, ma questo infuso è molto buono e lo trovo da Eurospin. Per cena mi sono fatta una bella fresella con dei pomodorini, non avevo particolarmente fame quella sera e ho finito tra virgolette le nuggets di Samuele, che a lui avevo preparato le nuggets di pollo e ovviamente non le mangia, ecco, non le ha mangiate tutte, quindi ecco, ho mangiato la rimanenza delle nuggets con la fresella con i pomodorini, che è un must delle mie cene barra pranzi. È veloce da preparare ma anche molto molto gustoso. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!